Senti, ma tu come attore che tipo di registi, diciamo, preferisci? Come preferisci essere diretto? Perché c'è una specie di strana poi poligamia nel lavoro dell'attore. Ogni volta sposate per un giorno, una settimana, un mese, un anno, un regista diverso vi porta su certe strade, insieme a cui andate in una certa direzione. Eh sì, in effetti il regista può fare il suo lavoro in vari modi. È chiaro che se il regista è un regista che sa molto bene quello che vuole, l'attore si sente proprio portato a cercare di eseguire esattamente quello che il regista ti chiede. Se poi il regista in più anche in grado di fare un esempio, perché sa recitare, allora hai poco da cercare di cambiare, insomma, ecco. È chiaro che per esempio ci sono delle persone, ecco, prendiamo per esempio Gabriele Labia è un regista straordinario, ma è anche un attore straordinario. Mi ricordo che lavorando con lui è successo che lui più di una volta mi ha suggerito, senza mai però imporre nulla, però insomma un regista che sa recitare si fa capire subito, mentre invece un regista che magari sa come si dovrebbe recitare te lo deve spiegare, e quindi è più difficile da realizzare quello che ti chiede. Ecco, e poi ci sono i registi invece che non ci provano nemmeno, e anche lì dipende da come riescono a comunicare con te, e a volte c'è di quelli che ci riescono, insomma. In teatro è un po' più difficile, in cinema è molto più facile che succede. E poi tu curiosamente al cinema, state guardando la tua filmografia, non hai quasi mai lavorato con registi attori, cioè sono tanti i registi che sono anche attori al cinema, però io qui vedo solo Nikita Mikhalkov e Stefania Sandrelli. Perché Nikita Mikhalkov era anche un attore? Sì, Mikhalkov era anche attore. Quando parla in russo, quindi chi lo sa. No, perché poi ho una mia teoria, tutta mia, balzana forse, che è quella per cui i registi attori sono perfino migliori, cioè tra i grandi registi, i registi attori sono proprio gli eccelsi. Orson Welles, De Sica, arrivano a... Beh, Antonioni magari no. Antonioni non era proprio un attore, era eccelso. È una teoria che vale quello che vale. Però ogni tanto mi viene da pensare che abbiano una percezione ancora più dilatata. Ma invece a te vorrei sapere, appunto, all'Erlitzka, che non si dimentica di essere attore, insomma, all'Erlitzka spettatore, qual è il tuo, se dovessi fare un gol degli attori, i grandi attori e i grandi registi, del cinema, per quelli importanti? Il cinema del teatro, perché sono cose di... Nel cinema, appunto, per esempio Antonioni è un regista che mi ha sempre straordinariamente colpito, come anche quell'altro francese, quello che adesso è molto vecchio, quello che ha fatto le Rayon Vert, Romero c'ha lo sciacquo, Eric Romero, certo, sì. Però io in questo caso vado più a film, è chiaro che poi da un film risulta se il regista lo ha fatto bene. E ci sono alcuni film che mi hanno particolarmente colpito, e allora il regista di quel film è uno dei registi che mi ha colpito. Però insomma, ecco, posso dire, se devo così il punto in bianco fare un esempio, non sono molti, ma certamente Antonioni sì, anche perché Antonioni l'ho visto in un'epoca in cui ero molto aperto, proprio perché stavo cominciando e quindi ero aperto alle emozioni dello spettacolo, e poi perché è più di uno dei suoi film che mi avevano colpito. E beh, anche Fellini, per carità, Fellini non è il mio regista, chiedo scusa, ma insomma non è il mio regista proprio del cuore,
ma nei suoi film ci sono delle meraviglie, per carità. E poi, non so, insomma, no, ce n'è sicuramente. Adesso non mi vengono i nomi.